Ora voltiamo pagina, parliamo del WTCC, World Touring Car Championship, ovvero campionato mondiale per vetture e turismo, un campionato appassionante, e sentiamo il primo servizio dove parla Alessandro Mariani, che è il manager director del Honda Racing Team Jazz, anche se il marchio è giapponese, come ben sapete, ma la macchina ha tanto di italiano e viene costruita ad Arluno, in provincia di Milano. Vediamo il primo servizio con la parola di Alessandro Mariani. Penso sia, a parte le caratteristiche di base della vettura, che è aerodinamicamente buona, ha un passo e degli sbalzi che sono ottimi come partenza. Secondo me la cosa che ci ha caratterizzato è stato l'approccio. Abbiamo voluto fare, e io ho insistito molto, una vettura innovativa, estrema, perché generalmente i tempi per essere competitivi nel turismo sono piuttosto lunghi, si parla di 1 o 2 stagioni. E invece io volevo che Honda arrivasse a essere al top il più presto possibile, quindi abbiamo preso dei rischi facendo delle cose innovative che per fortuna già dai primi chilometri che abbiamo fatto quest'estate ci hanno fatto vedere che le scelte erano state giuste, seppur innovative e rischiose, e quindi ci ha dato un grande vantaggio. Adesso si tratta soltanto di finalizzare la massa di lavoro che abbiamo fatto. In Italia viene fatto tutto il progetto dell'autotelaio, viene fatta tutta la parte scocca rolling chassis, che vuol dire automobile completa, a parte il motore. Dal Giappone, da Honda R&D, arriva il motore e la turbina e l'apparato che serve per gestire il turbocompressore. Anche questa è stata una sfida perché siamo riusciti a coniugare in poco tempo la mentalità italiana e quella giapponese, che hanno sì dei punti di contatto, ma anche tante differenze. Tutto quello che ha fatto Gabriele, e ha fatto un grande lavoro durante i test, un estremo, veramente un lavoro di grandissimo livello, non mi ha sorpreso. Quello che mi ha sorpreso è stato come Tiago, che anche lui viene dalla Formula 1 e quindi condivide un certo tipo di approccio che non è così banale da trovare. È stato come Thiago si è integrato nella squadra. Dopo un'ora che è arrivato in IAS era già uno di noi e ha fatto tutto quello che doveva fare senza una sbavatura, perfetto, veramente facilissimo da gestire, facilissimo raggiungere risultati. Chiaro che quando si parte tutto quello che viene è buono, la vera difficoltà sarà l'anno prossimo quando andremo per fare bottino pieno. E quindi nasceranno sicuramente dei momenti difficili e tensioni, ma sono arcisicuro, convintissimo, che dal punto di vista dei piloti non abbiamo niente di meno di nessuno e abbiamo il top. Ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, non cambiate canale, noi tra pochissimo ritorniamo con Motor News e con altre novità del mondo dei motori con altri servizi che riguarda la Honda per il campionato mondiale turismo. A tra poco.